Tempo fa, molto tempo fa, il canale era seguito per la maggior parte da appassionati delle due ruote. Avevo girato un vlog in Trentino in auto, ma la prima parte ebbe veramente poco successo, quindi rinunciai e il video rimase nel mio hard disk fino ad ora. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Passione Motori. Ma guardate oggi dove ci troviamo, davanti alla Peugeot. Eccola qua. Cavacca. Andiamo finalmente a San Lorenzo, vicino al lago di Molveno. Ok ragazzi, ci siamo fermati un attimo in autogrill perché dobbiamo mangiare qualcosa, che abbiamo troppa fame. Sono già le 8:10 e probabilmente arriveremo molto tardi. Vi faccio vedere un po' la macchina e poi mangiamo e ripartiamo. Una specie di piadina con dentro mozzarella e pomodoro. Il pomodoro però ancora sinceramente non l'ho trovato. Siamo arrivati in stanza e adesso ci mettiamo a dormire. Buonanotte. Buongiornissimo, caffè? Abbiamo i posteggi che dovrebbero essere dritti e non c'è un'auto dritta. Oh yeah. Hanno svuotato il lago. C'è veramente un paesaggio lunare, cioè è una cosa spettacolare. S più M. Toh, pezzi di me. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Ci troviamo adesso in un punto abbastanza panoramico. Abbiamo qui una specie di chiesetta, boh, dell'800, 700, non lo so. Niente, facciamo un po' di riprese e poi andiamo a fare una strada molto molto interessante fino a mezzo Lombardo. Noi adesso qua siamo ad Andalo. We'll be right back.
Allora, abbiamo terminato adesso di fare il drive and tell. C'è un vento epocale. Qua c'è un castello. Oh mio Dio, quanto siamo andati in alto. Ma poi senti il vento qua, tutto arrugginito. Senti che vento, mio Dio. La pausa muffin a cui ho già dato un morso è di dovere. Abbiamo un toccio di me. Incartato. Cioè, è impossibile, sempre in controluce mi trovo. E già che siamo qua ci mangiamo anche un po' di speck. Attenzione. Fast and Furious. Bene, adesso torniamo in hotel perché ci devono fare da mangiare. Se non arriviamo in tempo non ci vanno più da mangiare e moriamo di fame. Qui in Trentino loro mangiano solo mele tutto l'anno, quindi praticamente penso che ci faranno come primo affettato di mele, come secondo le mele al forno e poi ci faranno lo strudel, mele condite. Oggi al lago di Molveno mi sono anche bruciato il coppino. Buonanotte. Buongiorno. Benzina da 270 cavalli perché è il modello preparato da Peugeot Sport. È una macchina che ha una coppia molto potente, 330 Nm di coppia. Vi giuro che guidandola sembra di guidare un 2000. Qual è la prima cosa che si nota alla guida di questa macchina? È il volante, ragazzi. Il volante è veramente piccolo e anche se può non sembrare bellissimo perché lascia molto spazio, poi è questione di gusti, da utilizzare, ragazzi, è come avere il joystick della PlayStation e divertirsi come se si stesse giocando. Questo è uno dei posti più tranquilli che io abbia mai visto. Ma quante mele avete in Trentino? Ok, nella macchina ci sono circa 275 gradi e mezzo, quindi abbiamo deciso di aprirla completamente e aspettare che si rinfreschi un attimo. Non so se funzionerà, visto che siamo in Trentino. Abbiamo comprato tipo 3 litri di succo. Questo è mela in mirtillo, questo invece è solo mela. Questa macchina è perfetta per le strade di montagna perché sale dovunque, cioè anche se ci sono salite ripide, anche con marce molto alte, anche in quarta, anche a bassi giri, sale sempre. Mi sto gustando una mela secca. Ci stiamo dirigendo al vero paesaggio palafitti. Stiamo andando dove ci stavano le palafitte. Ok, abbiamo mangiato veramente tantissimo. Adesso ci prepariamo, andiamo a dormire perché domani si torna a Milano. Buongiornissimo, caffè. Godiamoci le ultime viste, anche se è molto pieno di foschia. Ragazzi, dovete andare al panificio, pasticceri. Pasticceria Zambanini a San Lorenzo d'Orsino, perché fanno queste schiacciatine che sono una bomba. Siamo fermati un'altra volta perché Martina ha voluto prendere il miele.
cambio, secondo me, è un cambio che ha forse la leva un pochettino troppo lunga, l'escursione è un po' lunga, e ho notato che ogni tanto dalla seconda alla terza si impunta. Quando entra la pressione del turbo più o meno sui 3000 giri, l'auto vi schizzerà da sotto i piedi. Dinamicamente è un'auto divertente e che ti spinge comunque ad andare forte, perché ha un grande appoggio, una grande impronta sull'asfalto. Ed eccoci tornati qui a casa, purtroppo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Come sempre ci vediamo ad un prossimo video qui sul canale Passione Motori. Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Miami.